Eccoci, ben ritrovati, il nostro consueto spazio dedicato ai diritti dei cittadini. Anche oggi saranno tanti gli argomenti, vi ricordo, ma sicuramente non ce n'è bisogno, potete intervenire in diretta componendo il numero in sovraimpressione oppure attraverso il sistema di messaggistica. Allora, saluto subito l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, bentornato avvocato. Bentornata come sempre la dottoressa Mariella Ippolito, buon pomeriggio a tutti. Grazie anche a lei dottoressa per essere qui. Allora, cominciamo a parlare di un po' di bonus, perché ci sono dei bonus che sono stati ideati, concepiti per, a seguito dell'emergenza Covid, no? Parliamo del bonus anche per i genitori separati, ci sono le domande che scadranno il 2 aprile. Vogliamo ricordare questo bonus e perché è stato, no, è stato attivato? Allora, diciamo che questo è un bonus che è partito il 12 di febbraio e che è caricabile fino all'8 di aprile. È un bonus riservato a tutti coloro che naturalmente nel periodo del Covid, tutti i genitori separati che dovevano comunque garantire un mantenimento, che nel periodo Covid hanno avuto un abbassamento del reddito pari o diciamo superiore al 30%, o una cessazione attività o una sospensione dell'attività, tale che naturalmente non sono riusciti a garantire il mantenimento, c'è naturalmente la possibilità di avere riconosciuto un bonus pari ad 800 euro per 12 mensilità. Bisogna anche però verificare i requisiti reddituali, perché il reddito dall'altra parte non deve essere superiore a 8.174 euro. Quindi naturalmente per chi ha una situazione, ha questi requisiti, invito a rivolgersi ai patronati di fiducia per poter valutare una possibile richiesta. E poi altra novità, non so se l'avvocato o la dottoressa Ippolito, riguarda lo sgravio contributivo per gli ultra ottantenni, che però ci sono dei limiti, no, reddituali, e devono avere l'indennità di accompagnamento. Sono gli ultraottantenni che già godono, tra virgolette, di indennità di accompagnamento, adesso avranno una integrazione non dell'indennità, ma arriveranno come reddito fino a 1.380 euro. L'importante è che abbiano un ISEE inferiore a 6.000 euro. Quindi questo è il requisito reddituale, per cui ecco, se rientrano in questa categoria, naturalmente hanno questa possibilità. Benissimo, invece torniamo ad occuparci del bonus psicologo, perché ne abbiamo parlato tante volte. Esatto. Anche qui, dopo l'emergenza del Covid, no? Sì, diciamo è un bonus che è stato studiato nel periodo post-epidemia e naturalmente riproposto le nuove domande a partire dal 18 di marzo fino al 31 maggio. Tutti quelli che non hanno un ISEE superiore a 50.000 euro, poi naturalmente verrà fatta una graduatoria in base alle domande pervenute, si può naturalmente avere diritto ad un bonus psicologo fino ad un massimo di 1.500 euro che vengono riconosciuti. Naturalmente più è basso l'ISEE, più naturalmente diciamo, si può prendere il tetto massimo concesso. Ci saranno, al momento si sta procedendo a caricare le domande, dopodiché ci sarà una graduatoria, c'è pure una lista di tutti i professionisti che hanno aderito all'iniziativa e naturalmente al momento non si sa poi entro quando verrà erogato, entro quando poi verrà fatta. Torneremo ad occuparcene. Per il momento è quello che è certo è che dal 18 di marzo fino al 31 maggio sono caricabili le domande sulla piattaforma INPS, quindi si può fare o direttamente tramite lo SPID, quindi in autonomia lo può fare l'assistito, oppure tramite i canali patronato. Perfetto, intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto? Eccoci, da dove ci chiama, signora? Buongiorno, chiamo da Crotone. Benvenuta intanto, prego. Mi volevo parlare con l'avvocato, per una questione di condominio, se prego. Possibile. Prego, prego. Ecco, noi abitiamo in un palazzo che è formato da tre portoni, è a forma, diciamo, di U. Sì. Da una parte c'è il muro perimetrale, che non ha finestre o balconi. Invece dall'altra parte ci sono. Adesso dovremmo fare questo muro perimetrale. Come viene suddiviso l'importo della ristrutturazione? Mi state chiedendo come verrà suddiviso la spesa a carico, la spesa a carico del condominio? Perché ecco, questo siccome l'appartamento a fianco al mio, io francamente non c'entro niente con questo muro, però siccome io ho la casa più grande, dice che va ripartito a millesimi. Allora, cioè, nel regolamento voi lo andate a vedere, questo è un bene condominiale. Vi ho fatto la domanda prima perché il muro perimetrale del condominio è condominiale, c'è la tabella apposta che l'amministratore, approvata, contrattuale o convenzionale, c'è e ve la potete andare a leggere come hanno suddiviso. Questo perché vi ho detto dove viene costruito, perché se viene costruita a metà del confine partecipa anche il proprietario del fondo, praticamente che dalla metà del terreno, se invece tutti in area condominiale le spese vengono sopportate interamente dal condominio. Premesso, no, questo muro è, c'è un'altra casa fino al secondo piano, poi dal secondo piano è stato costruito, affiancato dopo il nostro palazzo, diciamo. Allora, signora, da quello che mi dite, se è condominiale che serve a recintare il vostro condominio, le spese vanno sopportate da tutti i condomini, ovviamente. Anche i magazzini? E certo, è condominiale, cioè tutto quello che è condominiale viene sopportato dai condomini, dai proprietari. Secondo le tabelle approvate che l'amministratore c'è nel regolamento condominiale e si seguono quelle tabelle, si seguono. Quindi tutti i proprietari delle unità che costituiscono il condominio, garage e quant'altro, no? Fabbricato proprietari, quelli naturalmente devono contribuire. Ovviamente il muro perimetrale non è una spesa voluttuaria, cioè che non serve. Se viene approvato di fare, è stato approvato di fare i lavori del muro di cinta perché vi era un'esigenza, perché comunque sì, perché per finire gli appartamenti, perché questo palazzo sono 54 anni che è costruito. Vabbè, non so se serve per l'acqua, insomma. Ci sarà un motivo per cui costruite un muro perimetrale? Non è che lo costruiamo, bisogna... è costruito da quando è costruito il palazzo, diciamo. Bisogna, ci sono però degli interventi da fare sul muro. Rifatto. Però ah, sempre... rifatto. E allora, perciò sì. Sto dicendo, allora è un rifacimento. Ma o sì, rifacimento... Sì, perché va acqua agli appartamenti rifacimento, del terzo, quarto, quinto e sesto sicuramente, piano. Sicuramente vanno ripartite in base... Sì, sì, la certo. Natura è condominiale. Certo. Ma io una volta, perché questo muro, sono 33 anni che dovevamo farlo, però quello... È arrivato il momento, insomma. Il caseggiato a fianco non voleva farci mettere l'impalcatura. Quindi sono altri tipi. Lei mi aveva detto che siccome erano tre portoni, anche era il muro perimetrale, anche l'altro portone contribuiva in spesa minima alla... Bisogna vedere di chi è questo insomma, muro, contribuire quindi... alla spesa. Bisognerebbe vedere. Perché il palazzo è fatto a forma di quadrato, solo da una parte è aperto. Allora, signora, siccome la situazione, come sempre diciamo, bisognerebbe vedere i luoghi dalle sue parole,
ci sono troppe domande che vi dovrei fare e dovrei avere risposta anche documentale. Se chiamate l'amministratore, vi fate ricevere o viene l'amministratore in sede di assemblea condominiale e naturalmente vi spiega esattamente tutto com'è e vi spiega anche il riparto, perché avviene in quel modo il riparto della spesa. No, lui dice che il riparto va diviso per millesimi. Per millesimi, sì, signora, ci sarà scritto da qualche parte. Non è che lo dice l'amministratore, ecco, ci sarà scritto. E quindi, e poi, se ci sono cause di... un'altra cosa. Ditemi. Come roba di portone, cassette della posta, la cosa per le carrozzine, diciamo, abbiamo fatto... Come va diviso? Anche a millesimi? Oppure, essendo che il portone, come entro io, entra quello del terzo, quello del quarto, quello del quinto, oppure no, va ripartito in parte uguale? Allora, è un solo in portone o sono più sono costi tre di quanto? Cioè, sono il portone, abbiamo fatto la cosa per, come si dice? Lo scivolo per i disabili? C'è stato... Per i disabili, sì. Oh, e quello lì praticamente se la vede al pari della posta. No, perché l'ha fatto pagare a millesimi, ecco perché. Io sapevo per che tutte il portone, le cassette della posta, erano divise tutte, per esempio, 50 euro per uno. Invece allora, lui dice che... Signora, se il regolamento condominiale, perché così no, perché 50 euro l'uno vuol dire che qualcuno ha deliberato e ha deliberato, certo, che hanno fatto un forfettario. Però non possiamo, deve essere una delibera, non possiamo ragionare in questi termini, signora. Quindi se ci sono i documenti si possono dare delle risposte, altrimenti bisogna vedere se ci c'è sono la state delle delibere non impugnate, che però hanno con tutti i crismi, diciamo, di legittimità, eccetera, eccetera. Però bisogna vedere i documenti. Bisogna essere sicuri di quello che è, perché altrimenti se è forfettario. Certo, bisogna vedere quindi l'intracciare di libero. Ma questo per ovvia ragione, certo, perché altrimenti se è un meandro si rischia di dare risposte. Poi le questioni... Ok, grazie, buona Pasqua. Figurate. Grazie signora, buona Pasqua anche a lei. No, dicevo, le questioni condominiali sono spesso molto, molto spinose, però bisogna sempre partire dalle riunioni, dalle delibere, no? Quello che viene deciso dall'assemblea. E poi... Ci sono dei passaggi, perché l'amministrazione condominiale si può vedere all'interno del condominio di tutto e di più, però bisogna andare a vedere questo di tutto e di più se è coperto da qualche cosa. Certo. Ci sono le classiche servitù che devono essere nel regolamento contrattuale. Ci sono molte volte che uno dice: ma come mai quello c'ha una parte di cortile per sé? Bisogna andare a vedere se è stato ceduto, se è stato trascritto, se ci sono dei crismi. È una materia molto, molto alta. Non materia, bisogna andare a vedere qual è la situazione, certo, di fatto, se poi c'è tutta la documentazione che legittima quella situazione di fatto, così. Certo, così è impossibile dare delle risposte precise e certe. Assolutamente, ogni condominio ha una vita sua, certo, e quindi bisogna un proprio regolamento, vedere. Poi, ma certo, ma certo. Salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Pronto, parlo con la dottoressa? Sì, da dove ci chiama? Pronto? Da dove ci chiama, signora? Benvenuta intanto. C'è la telefonata? Abbiamo un problema sulla telefonata, forse. Pronto? Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare questa telefonata. Intanto rispondiamo a qualche domanda che ci è arrivato sul nostro numero WhatsApp. Faccio un'ultima prova. Pronto? No. Allora, invalido al 100%, ho fatto domanda di pensione di vecchiaia anticipata per patologia che prevede una finestra di 12 mesi. La domanda mi è stata respinta perché al momento della presentazione della domanda lavoravo. A me è stato detto che durante i mesi di finestra avrei potuto lavorare, adesso invece mi dicono che dovevo essere disoccupato. Dottoressa, sono la ragazza che ha chiamato prima, buongiorno. Sì, salve signora, prego. Se richiede. Senta, io praticamente sono percettore del reddito dell'ADI, sì, ok, ho fatto domanda. Perfetto. Il 15 gennaio ho preso, diciamo, le mensilità dovute
dal 15 di febbraio in poi. Ok. Ora ho fatto il colloquio con la dottoressa degli assistenti sociali. Sì. E praticamente è successo che mi hanno detto che ci sono stati messi anche i carichi di cura. Sì. Dottoressa Ippolito. Sì, sì. Quindi ha dovuto apportare una modifica alla sua domanda perché... No, io volevo sapere, dottoressa, se era possibile, per usufruire questi carichi di cura, cosa bisognava fare, diciamo, se c'è un compenso economico? Allora, i carichi di cura non è un qualcosa che, diciamo, bisogna avere, cioè il diritto si ha, quindi bisogna fleggare. Io sono invalida al 75%, dottoressa. Perfetto, ma lei ha figli? No, non ho figli. La dottoressa dell'assistente sociale ha scoperto che ci sono i carichi di cura. Perfetto. Allora, naturalmente in fase di domanda si ha la possibilità di fleggare esattamente questa voce specifica carichi di cura nel caso come lei, che c'è una disabilità, quindi un'invalidità, o nel caso ci siano minori di cui naturalmente il soggetto richiedente ne sia naturalmente abbia naturalmente l'obbligo di cura nel caso ci sia uno o sì, più in questo soggetti caso mio marito. Nel suo caso, signora, esatto, in fase di domanda avrebbe dovuto fleggare, non so lei tramite quale canale abbia presentato la domanda, questo carico di cura, perché nel suo caso c'è la disabilità, signora. Mi scusi, dottoressa, se mi permetto di interrompere, non ho capito. Cioè, quando io ho fatto domanda, dovevano inserire il CAF patronato? Sì, esattamente. Sì, chi ha fatto la domanda avrebbe naturalmente dovuto verificare che c'era la disabilità. Ma naturalmente, oltre a fleggare all'interno della domanda, la disabilità doveva anche essere riportata all'interno del modello ISE, signora. Perché se veniva... Sì, ci sono state fatte queste, dottoressa. Perfetto, sì. Perfetto. Io sì. Volevo sapere adesso come comportarmi per ricevere questi carichi di cura. Perfetto, deve semplicemente apportare una modifica all'interno della domanda. Quindi io le consiglio di rivolgersi al patronato, al CAF dove ha fatto richiesta, e di, diciamo, farsi modificare la domanda, magari semplicemente anche mandando una PEC all'INPS, dove naturalmente viene richiesta quest'ulteriore voce. Ok, va benissimo, la ringrazio, gentilissima, io la seguo sempre, sia lei che l'avvocato precisissimi, mi avete aiutato in tante cose, e vi ringrazio e una buona Pasqua a tutti. Grazie, ma da dove ci chiama, signora, che io non l'ho capito? Io da Reggio Calabria. Ah, benvenuta, saluti anche la bellissima Reggio. Grazie. Una buona giornata, la saluto. Anche tante. Lei, grazie. Allora, rispondiamo a questa domanda che ci è arrivata sul nostro numero WhatsApp, quindi invalida al 100%, aveva fatto domanda di pensione di vecchiaia anticipata per patologia con questa finestra dei 12 mesi, la domanda è stata respinta perché al momento della domanda lavorava. È stato detto, dice, che durante i mesi di finestra avrei potuto lavorare, adesso invece mi dicono che dovevo essere disoccupato, ci chiede. Per i 12 mesi di finestra sei disoccupato in attesa di percepire la pensione, come avrei fatto in assenza di stipendio? Questo è vero, certo. Sì, però il problema è più di metodo, nel senso che 100% fa la domanda per patologia, però riesce a espletare attività lavorativa, perché la norma prevede lo stato di disoccupazione. Mentre invece qua ci troviamo la telespettatrice o il telespettatore che ha la patologia, ha l'invalidità al 100%, però espleta lavoro regolare, è più quello che collide. Quindi, che ve lo hanno detto, non so chi ve lo ha detto, chi vi fa la domanda di collocamento a riposo per anticipato, per sfruttare la finestra, probabilmente un po' leggero è stato, nel senso che
adesso la telespettatrice praticamente è saltata la finestra. Cioè il fatto grave è che è saltata la finestra. Per cui, ecco, l'antinomia è proprio questo. La patologia esclude il lavoro per la percentuale che ci ha riferito. Mi meraviglio che invece si è continuati a lavorare, capito? Vabbè. E poi oltretutto nello specifico, se parliamo di APE Social, perché a quanto ho capito parliamo di anticipo pensionistico, è espressamente detto che in fase di richiesta, in fase di domanda di pensione con APE Social, il contribuente, quindi l'assistito, deve essere disoccupato, non al lavoro. Quindi, specificamente sì, detto che nell'APE Social funziona così. Quindi chi ha detto che bisogna si poteva lavorare non è, diciamo, un'informazione corretta. Allora, quest'altra segnalazione: ci scrivono, ho ricevuto un avviso di fermo amministrativo dall'Agenzia delle Entrate per i bolli risalenti al 2012, 2015, 2017. Ho inviato il modello SL1 per chiedere il blocco della procedura per prescrizione. La Regione Calabria ha risposto che la colpa della prescrizione è da attribuire alla società di riscossione. Come devo procedere? Intanto rispondiamo tra poco perché abbiamo una telefonata, poi rispondiamo a questo fatto, cioè c'è la prescrizione dal 2012 e i bolli sono ampiamente prescritti. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Calabria, da Cassano Junior. Da Cassano, benvenuto, prego. Può abbassare il volume del televisore gentilmente, va bene? Sì. Grazie. Allora, ci chiama da Cassano allo Ionio, ci dica tutto. Sì, voglio fare una domanda al signor avvocato. Sì. Sì, io ho fatto il C. Che avete fatto? Ha fatto un incidente 10 anni fa. 10 anni fa sì. Un incidente, sì. Sì, mi ha fatto la pensione di invalidità 300 euro. Sì. E ancora mio avvocato non mi dà una risposta a niente. Non lo so che devi fare. Ma è viva questo avvocato? È vivo dopo 10 anni? Sì, sono... è vivo, no? Non... Cioè, 10 anni è impossibile. Perché, diciamo, una causa, è vero che i tempi adesso da qualche anno, diciamo, sono molto minori, il primo grado perlomeno. Non... Sì, ce l'ho 16 bollone, ce l'ho la gamba. No, sì, no, sì, no, vabbè. No, sulla diciamo, su quello che avete subito dall'incidente, nessun dubbio. Voi mi state chiedendo altro, che non sapete niente, non potete fare altro che rivolgervi al vostro avvocato, perché non so che dinamica ha avuto questa causa. 10 anni, un primo grado, effettivamente sono troppi, sì. Però dovete rivolgervi al vostro avvocato, io che vi dico, non... I tempi non ci stanno. Non ecco ci stanno, questo. Però dovete, ecco, non so che cosa vi devo rispondere, diciamo. Ecco. Quindi insistere con Ma posso perdere la causa, signor avvocato? Può perdere la causa. C'è possibilità che possa perdere. Dopo le cause si vincono e si perdono. Però 10 anni c'è... È un tempo troppo e lungo. Il tempo è troppo... Sì, a parte che il tempo è troppo lungo. Dovete però... Cioè, avere informazioni sul perché tutto questo ritardo, ecco, però dovete rivolgervi al vostro avvocato. Non, da qui è impossibile capire perché. Non, ecco, le dinamiche processuali, ecco, che cosa vi devo dire? Non, mi state parlando di un giudizio, però oltre che dirvi che il primo grado 10 anni sono troppi, non so che cosa dirvi più. Quindi deve parlare col suo avvocato, quindi il primo passo è quello, perché dopo 10 anni in effetti capiamo i tempi lunghi della giustizia, ma così va sono bene, grazie mille. Grazie per averci telefonato, risponderemo tra poco a questa vicenda, a questo problema dei bolli auto, ma devo dare prima la linea alla regia, torneremo tra pochissimo.
Eccoci di nuovo in studio. Beh, vi dico che sono tantissimi i messaggi che sono arrivati, cercheremo come sempre di rispondere a tutti. Intanto rispondiamo al signor Roberto che ci scrive da Cosenza e che riguarda questa vicenda dei bolli auto 2012, 15 e 17, gli risulta un fermo amministrativo. Allora, avvocato, i bolli sono prescritti, ok? Ha fatto inviato il modello SL1, però gli è stata data questa risposta che dalla regione, che a quanto pare la colpa è della prescrizione della società di riscossione, quindi non è così. No, i bolli hanno una prescrizione triennale. E quindi sono senz'altro prescritti se non ci sono stati atti interruttivi. Quello che bisogna dire è che quello che ha risposto la Regione Calabria è una fesseria, quella che vi ha risposto, perché comunque, indipendentemente da chi è la responsabilità della notifica a voi degli atti e quindi dell'ente di riscossione, la cosa importante è che vi hanno notificato la richiesta di pagamento dopo che è trascorso il termine di prescrizione, quindi non possono più richiedervi queste somme. La cosa importante e seria invece è che voi con quel modello non avete fatto nient'altro che una istanza di autotutela. E quel modello, come l'istanza di autotutela, non è un'impugnazione giudiziaria. Mi spiego. Se voi fate l'autotutela, quel modello che avete compilato, andando a dire non vi devo le somme perché sono prescritte, e non avete impugnato nei termini, i termini sono 60 giorni in commissione tributaria per quanto riguarda i bolli auto, praticamente che cosa succede? Che non avete impugnato, si cristallizza questo debito che avete e non avete concluso niente, perché la Regione Calabria non è obbligata, non è un giudice, non è obbligata ad aderire alla vostra istanza. Quindi questo è, voi gliel'avete mandato, avete naturalmente messo la crocetta sulla voce per prescrizione, però praticamente la prescrizione deve essere pronunciata da un giudice nei termini per impugnare la richiesta di pagamento. Quindi vi trovate in questa spiacevole situazione. Che cosa succede? Al primo atto che farà l'Agenzia delle Entrate, che vi è scaduto il termine, si può, ve lo dico, impugnare ai sensi del 615 CPC, cioè praticamente fate un'opposizione all'esecuzione, dove ai soli fini di eccepire la prescrizione, anche se avete saltato di impugnare presso il giudice tributario quello che vi è arrivato, la cartella di pagamento, avete la possibilità di fare questa eccezione di prescrizione seguendo questa formula. Ma non mi vorrei entrare nel diritto processuale, che diventa poi difficile, però vi dovete far seguire, andate da un avvocato e fatevi seguire. Ecco, questa nel senso che la via d'uscita c'è. Ecco. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? C'è la Salve, da dove ci chiama? Io chiamo da Catanzaro. Dicevo, potrei dire veramente tutti dove dire. Grazie, ma grazie. Devo fare una domanda all'avvocato. Prego. Se poi gentilmente mi può rispondere, tengo il telefono dalla Tango. Allora, io sono in marito al 100%. C'ho la gente qua, c'ho l'accompagnatore. E c'ho una figlia sola che lavora alla sanità. È vero che sulla sanità non può fare mia figlia l'avvicinamento, perché dice che non esiste questa legge. Non può fare, chiedo scusa? È vero, avvocato. Io chiedo scusa. Allora, sì, chiudete. Io ho bisogno di mia figlia, mia moglie è pure candidata. Ho capito. L'avvocato, siete stato molto chiaro. Adesso vi rispondo. Grazie per aver telefonato. Posso
sentire dalla TV. Perfetto, così altrimenti, sentiamo sì, l'unico modo. L'avvocato ha ben chiaro la situazione, quindi le diamo il tempo di riagganciare così può ascoltare, rialzare il volume della televisione. Grazie a voi. Grazie, grazie. Così ha il tempo di riagganciare, alzare il volume del televisore e ascoltare la risposta. Sì, in pratica il telespettatore che ha legge 104, accompagnamento e quant'altro, ha questa figlia che lavora nella sanità. Comunque lavora sicuramente molto fuori sede e praticamente il datore di lavoro non gli dà l'avvicinamento, quindi il ministero più che altro, non gli dà l'avvicinamento. E quindi perché? Perché hanno detto che non esiste questa legge. Questa è un'altra fesseria che hanno raccontato. Dobbiamo invece, i paletti quali sono? Che il telespettatore non deve avere altra persona che praticamente, fra virgolette, si curi di lui. Quindi questo è il requisito essenziale, quindi si deve esporre che non ci sono parenti vicini e prossimi che possono interessarsi perché ha bisognevole di assistenza continua, tant'è vero che è titolare di indennità di accompagnamento e quindi la prima cosa è formalmente la domanda deve essere presentabile. Dopodiché il datore di lavoro di vostra figlia, e quindi diciamo non il singolo, la devono avvicinare. Naturalmente quello che vi dico è che sicuramente lavora nella sanità, sicuramente nella sanità pubblica, perché questo non funziona nella sanità privata. Se vostra figlia opera nella sanità in una clinica che è a Belluno e voi siete a Catanzaro, ovviamente il datore di lavoro privato dove ve la manda più vicino, dove non ha nulla, questo ovviamente no, perché ci sono delle giornate che può usufruire naturalmente, sono proprio tre giorni. I famosi tre giorni che per accudire la persona che ha la 104. Quindi che cosa vi consiglio? Vostra figlia, se la domanda è naturalmente impostata formalmente bene, tutto quello è da dove lavora vostra figlia, ripeto nel pubblico ovviamente, deve rivolgersi alla sua associazione di categoria, al suo sindacato, al patronato che c'è lì vicino. Per quale motivo? Per istruire bene la richiesta di avvicinamento. Vi sono rarissime ipotesi che praticamente può essere rifiutata. Sicuramente, ecco, la legge c'è, esiste, è vigente, quindi ci sono centinaia di migliaia di persone in Italia che usufruiscono di questi benefici. Certo. Per cui ovviamente questa c'è. Bisogna andare a vedere se è stata istruita bene la domanda. Perfetto. E quindi poi si deve far seguire la figlia, perché naturalmente che non esiste la legge, questa è un'altra fesseria. Beh, per cui più è vostra figlia che deve verificare queste cose. Certo, poi perché insomma esiste, è vigente, però un patronato sarebbe la cosa più chiaro, infatti, o l'associazione di categoria o il sindacato, perché queste qui sono praticamente delle norme per il lavoratore che ha diritto all'avvicinamento, perché la persona vicina, il parente, non ha altre persone se non la lavoratrice che può assistere nelle giornate che sono consentite dalla legge di prestare assistenza al familiare che è in condizioni di invalidità e quindi qua nel caso del telespettatore non possono essere invalidità esclusi 100%. Lavoratori dai benefici che insomma vengono presi. No, non possono essere esclusi. Stavo dicendo che proprio il discrimine è proprio specificare che non ci sono altri familiari, ecco, quindi magari diretti o indiretti, che possono supplire. Quindi c'è solamente questa figlia, la figlia
deve essere avvicinata. Avvicinata perché il genitore non può svolgere le quotidiane azioni. È un diritto del lavoratore ed è un diritto della persona che ha minorate capacità. Certo. Altra domanda che ci è arrivata sul numero WhatsApp. Una cartella per IRPEF non pagata, riferita agli anni 2011. Voleva sapere se questa cartella dal 2011 non è andata in prescrizione per IRPEF. No, allora ricordate, qui siamo in materia, qui siamo, sì, praticamente il reddito delle persone fisiche, la prescrizione maggiore è decennale, per cui 2011 è prescritta, quindi che cosa dovete fare? Anche questo nei termini la dovete portare da un avvocato, perché nei termini va impugnata e quindi questo è, punto. Perfetto. Sono arrivando tantissime domande, io faccio fatica davvero e io ringrazio i nostri telespettatori per l'affetto che ci dimostrano ogni settimana, quindi cerco davvero di rispondere un po' a tutte le domande che ci arrivano sul nostro numero WhatsApp. Allora, 56 anni, percepisce una pensione di reversibilità di 529 euro al mese, ha un'invalidità del 53% con un importo di circa 650 euro al mese, un appartamento di proprietà, un figlio che risulta residente, che risulta nel nucleo familiare ma in un altro domicilio. Ci chiede se ha diritto all'aumento minimo della reversibilità. Il quadro è chiaro? Chi può rispondere? Allora, diciamo che il figlio deve essere nel nucleo familiare, quindi non credo che ci sia nel nucleo del soggetto che percepisce la reversibilità, per cui non ha diritto alla quota aggiuntiva, no. No. Intanto abbiamo un'altra telefonata e poi abbiamo una domanda che riguarda l'autovelox. Pensate, questo signore che ci scrive ha ricevuto da questo comune ben 30 multe. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera a tutte. Salve, da dove ci chiama? È Laurignano. Benvenuta signora. Grazie. Volevo fare una domanda alla dottoressa Ippolito. Prego. Dottoressa Ippolito, ieri sono andata alla posta per controllare la carta dedicata a te. Ho digitato il PIN ed è uscito non abilitato. Ancora non è risolto il problema, siamo riusciti. Grazie per la domanda. Sì. Allora, diciamo che... Aspetto, guardo la risposta tramite il televisore. Grazie. Grazie. E buona Pasqua a tutte. Grazie anche a lei, signora. Grazie. A quanto pare tutte le carte che sono partite a luglio con la prima ricarica risultano disabilitate, ma non perché diciamo evidentemente non viene dato un importo aggiuntivo o sono state disabilitate, perché dopo un arco di tempo che magari vengono non utilizzate, la carta in questo caso viene disabilitata dopo un anno che bisognava comunque... c'era un arco di tempo entro la quale quell'importo che era stato erogato doveva essere utilizzato. Se non veniva utilizzato, l'importo veniva azzerato e in questo caso, siccome è passato un anno da quando è stato erogato, non solo quello della signora o dei signori che hanno chiamato nella precedente trasmissione, risultano tutte essere disabilitate. Naturalmente sulla nuova ricarica al momento non abbiamo nessuna informazione aggiuntiva, doveva essere ricaricato un nuovo importo entro il primo trimestre 2024, ma a quanto pare ciò non è avvenuto, per cui non abbiamo nessuna notizia in merito a questo. Quindi la disabilitazione, signora, è per tutti quelli che hanno goduto di questo beneficio, sia della ricarica di luglio, sia di quell'importo di 77 euro che è stato da dicembre come bonus benzina. Certo, poi, per il nel resto, momento in cui ci sarà questa ricarica, che sì, speriamo avvenga al più presto, non ci sono notizie ufficiali. Allora, due sono le cose, o la riabiliteranno oppure daranno addirittura carte nuove. Carte nuove, quindi sì, non è un problema della signora. No, assolutamente no. Quindi nessuna notizia ufficiale per quanto riguarda queste ricariche, che abbiamo visto c'è tanta attesa da parte di tante persone. Sì. Allora, domanda sull'autovelox. Ho ricevuto dal comune di Tarsia ben 30 multe.
Percorro ogni giorno quella strada e rispetto il limite di 70 indicato. Mi hanno multato per aver superato la velocità media e non il limite. Ci chiede, posso fare ricorso? Dovete fare ricorso. Il ricorso si fa entro 30 giorni al giudice di pace competente rispetto al luogo dove è stata commessa l'infrazione. Secondariamente, già esisteva la norma che se ricevete un cumulo di multe sul medesimo tratto stradale si poteva raggruppare e ne pagavate solamente una. Ieri hanno licenziato le nuove norme al codice della strada, dove adesso è codicizzato che in caso di cumulo di sanzioni, naturalmente per lo stesso motivo, praticamente si paga soltanto quella più onerosa. Quindi questa è la norma. Quindi che cosa dovete fare? Rivolgetevi a un legale e proponete ricorso nei termini di 30 giorni da quando vi è stato notificato questo verbale, questi verbali, se sono unici, perché altrimenti poi non decadete dalla possibilità di impugnare giudice ordinario, giudice di pace del luogo dove si è commessa l'infrazione. Intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiami? Sto chiamando da Mendicino. Benvenuta. Volevo chiedere una cosa. Io ho ricevuto una comunicazione dall'ufficio delle entrate. Sì. L'ho ricevuta ieri. Praticamente è una comunicazione che mi dicono che possono fare anche il fermo del veicolo, sì. Fermo amministrativo, sì. E riguardano, mi è arrivata la cartella che c'è scritto 2011 addizionale comunale IRPEF, e sono diversi 10 come si dice, caselle che c'è scritto tutto addizionale IRPEF, sì. È del 2011. Prima non avete ricevuto nulla? Come? Prima non avevate ricevuto nulla? No, non ho mai ricevuto niente. Ieri ho ricevuto questa cartella che devo pagare 1972,51. E anche poco, avvocato, insomma, dal 2011. No, se è così la cosa, ho detto prima, è superato ogni limite di vigenza, ecco, e quindi è prescritto. Dovete impugnare però. Quello che vi è arrivato il preavviso significa che se entro 30 giorni non pagate, naturalmente, sì. Ecco, poi procederanno vi fanno il fermo della macchina. Sì, sì. Nell'impugnazione, okay, che andrete a fare eccependo questa prescrizione, il vostro avvocato naturalmente chiederà la sospensione di questo avviso di fermo amministrativo. Le motivazioni, sì, a parte la prescrizione, perché poi lì andate a vedere se, come dite voi, non è tanto, non interessa tanto l'annualità a cui si riferiscono 2011, ma se nel frattempo, non sono intervenuti atti interruttivi. Cosa significa atto interruttivo? Se vi è arrivata ogni 3 anni, 4 anni, 5 anni una raccomandata in cui vi si intimava il pagamento o la cartella, perché se arriva il preavviso di fermo amministrativo significa che vi è arrivata una cartella esattoriale dove vi si intimava il pagamento, quella interrompe la prescrizione. E allora è assolutamente illegittimo il preavviso di fermo. Cioè la notifica della cartella è un atto che deve per legge esservi stato notificato prima del preavviso di fermo amministrativo. Il preavviso di fermo amministrativo incomincia l'esecuzione. Quindi, ecco, però se non vi è stata notificata la cartella, non può partire il preavviso, per cui no.
E quindi rivolgetevi. Non ho ricevuto mai niente. Che non l'avete ricevuta materialmente non significa che non è stata notificata, ma comunque sono aspetti che poi il legale, dove andrete naturalmente a farvi consigliare, impugnare questo verbale, saprà lui come recuperare eventuali, ecco, notifiche e quant'altro. Però vi è arrivato ieri, ecco, andate che ecco, i termini. Ci sono 30 giorni. Sì, 30 non è giorni, tanto questo, il problema che prima depositate è chiedete al giudice praticamente di sospendere l'efficacia esecutiva di quell'atto che vi è arrivato, no? O per non incorrere magari in termini amministrativi. Vabbè, anche prima, perché loro non mi dicono. Mi dicono che fermano una delle due macchine che ho. Sì, sì, vabbè. Perché noi ne abbiamo due. Vabbè, comunque. Ho capito, però magari la macchina, magari avete una macchina rotta e una buona, vi fermano quella buona, avete fatto proprio una cosa meravigliosa. Quindi segue il consiglio dell'avvocato, signora. Fate in questo modo. Sì, ma io seguo il consiglio vostro. Ecco. Tranquillo. Fate in questo modo. Anche perché io in casa ho un disabile, quindi mo mi hanno messo un po' in agitazione. No, dipende, allora, poi se c'è un'autovettura che asserva al disabile, quella è un'autovettura che non si può toccare. Ricordatevi che poi il o moto o macchina che viene sottoposta a fermo amministrativo comunque deve essere coperta da assicurazione. Per cui non è che c'è il fermo amministrativo e uno non copre d'assicurazione. Cioè, prima andate meglio è, signora. Va bene. E mo passiamo questa Pasqua. No. Siamo a giovedì, insomma. La colomba e l'uovo di Pasqua, questo sempre. Però poi andate, poi andate. Subito dopo Pasqua. Vi ringrazio. Certo, come no. Vi ringrazio e vi auguro una buona Pasqua. Anche a lei, signora. Grazie. Di cuore. Grazie. Allora, altre segnalazioni. Roberto Robbi da Cosenza. Da più tempo aspetto un rimborso Enel del Servizio Elettrico Nazionale. Ancora non c'è nessuna risposta. Ci chiede che tempistica c'è. Non è questo. Guardate che stanno, allora, in sede di rimborso, no? Stanno una cattivissima abitudine qual è dei gestori. Chi ha diritto al rimborso, no? Se rimanete con quel gestore e quindi facendo un conguaglio c'è un credito da parte del telespettatore, che fanno? Vanno a compensare. Magari era un conguaglio o un credito che aveva maturato il telespettatore di qualche anno fa. Quindi che fanno i gestori? Vanno a compensare con i prezzi attuali. E ciò non funziona, perché vi stanno prendendo in giro. Quindi una cosa è questa. Quando avete chiesto il rimborso, oppure quando vi è arrivata, diciamo, la lettera che vi dobbiamo rimborsare tot euro, se voi avete chiesto come volete rimborsare, voi potete chiedere in assegno circolare, in conto corrente dando l'IBAN, perché altrimenti che cosa fanno? Ve la compensano, ve la scalano da una bolletta, però fanno questo gioco. Se era un credito di 2 anni fa, per intenderci, prima della guerra russo-ucraina, che praticamente ha portato al raddoppio delle utenze, loro vi devono dare, se compensano, al prezzo che era 2 anni fa, cioè energia pari a 2 anni fa, che ve lo compensano adesso, di, cioè, come si dice qua, di mano a mano, quindi subito, già il 50% non ve lo restituiscono, perché vanno a compensare con i prezzi attuali. E sicuramente non funziona così. Intanto abbiamo una telefonata, siamo in chiusura. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Sì, sarò breve per il piano. Di nuovo, quello di prima sono. Sì. Per dire all'avvocato che mia figlia si trova in evento pubblico.
però si è rivolta pure ai sindacati, si è rivolta all'avvocato del sindacato, e gli hanno detto tutte la stessa cosa. Quindi gli consiglio a mia figlia di cambiare sindacato. Non abbiamo capito sua figlia in che cosa ha detto all'inizio, chiedo scusa. Dove si trova vostra figlia? In altra regione? Non ho capito. No, si trova in Calabria. Si trova in Calabria e quindi... Sì. Forse non abbiamo capito bene, forse chiede... Che praticamente è già andata da un sindacato, il sindacato gli ha detto che non c'è questa legge. Cambiate sindacato, sì, che sì. Vi devo dire. Sono i telespettatori, per fortuna, che ci fanno scoprire sempre mondi inesplorati. Ogni tanto esce qualcuno che, non lo so, fa sindacato, mentre invece è arrubato braccio all'agricoltura. No, credo, il problema è quello, cioè che non concedono a sua figlia di avvicinarsi. Perché non esiste la legge, dicono. No, ma questa è assolutamente una baggianata incredibile. Abbiamo capito bene, ci dà conferma, cioè abbiamo capito bene, il problema è questo. Non concedono a sua figlia di avvicinarsi e le hanno detto perché non esiste la legge, è così? È assolutamente. So il telespettatore se giovedì se ci richiama, fa sapere già, ecco, sì, se ci sono se notizie. Ci richiama perché siamo davvero in chiusura. Quindi facciamo così, rinviamo a giovedì prossimo per affrontare meglio questo argomento, va bene? Chiamerò senz'altro avvocato, io sono quello che mi dicevo sempre che il lavoro si cerca, non viene il lavoro da me. Certo. Io ho sempre cercato il lavoro, mi avete capito? Perfetto. Certo, noi siamo davvero perfetto. In chiusura, mi fanno cenno dalla regia, dobbiamo chiudere davvero. Grazie come sempre. Ci sentiamo. Prossima settimana, grazie all'avvocato Rodighiero. Grazie ai telespettatori. Grazie a voi. Buona Santa Pasqua. Grazie buona alla Pasqua. Dottoressa Ippolito, in regia Enzo Leonetti e Fabrizio Maglia, i nostri telespettatori. Ci vediamo prossima settimana. Arrivederci.